attimo, abbiamo pochissimi minuti, poi parlerò io, dirò due cose veloci, poi partiremo per il corteo. Volevo dire una cosa veloce: martedì vi aspettiamo tutti in Piazza della Vittoria intorno alle 16 per l'assemblea cittadina. Ciao complottisti, ciao Novax. C'è qualcuno che non è complottista? Allora, ce ne stanno tanti che non sono complottisti. Stamattina stavo a Sestri per dare una mano al banchetto di cui all'inizio abbiamo parlato, che ha organizzato Ivano per aiutare le persone, per segnalare reazioni avverse, aiutarle per vari tipi di disagio. Quindi un primo esperimento è andato benissimo. E io stavo dietro, si avvicina un signore con la Repubblica sotto il braccio e con il bambino piccolo, e ci ha detto due cose un po' scomposte, così un po' incazzato, e al bambino gli ha detto: vedi quelli sono quelli che non vogliono mandarti a scuola. E ci ha accusato di essere, ha detto i vostri bambini vanno a scuola grazie a noi. Ovviamente lui era uno che aveva fatto la pena di Stato, quindi lui non è un complottista e non è un novax. Allora, come diceva Martino all'inizio, noi stiamo formando un'entità per fare qualcosa, e l'entità siamo noi. Il grande intervento di Franco, nel grande intervento lui alla fine ha detto: io non ho soluzioni. Le soluzioni siamo noi. Siamo noi come cittadini italiani, perché quel signore di questa mattina probabilmente non l'ha mai saputo, se l'ha saputo ha dimenticato di essere un cittadino, e di essere un cittadino italiano, e le sue prerogative lui può andare in giro a dire agli altri complottisti, perché è un cittadino italiano ed è protetto da una cosa che si chiama Costituzione, sistema giuridico, capito? Basato Costituzione, articolo 2, diritti inalienabili dell'uomo. Lui può dire quelle cose e noi non possiamo dire quello che diciamo noi, vogliono togliere la dignità anche a gente come lui che lavora sul campo. Cioè, qui allora la soluzione siamo noi, e dobbiamo cercare delle soluzioni. E io qui voglio dire una cosa chiara, perché noi possiamo fare tutti i ragionamenti, tutte le pratiche di mille tipi, perché siamo tutti diversi, ma non ne usciamo senza politica, perché la politica ci sta attaccando, e la Costituzione, i diritti umani e lo Stato di diritto, che stanno distruggendo definitivamente, sono una questione politica. Ora, sapete benissimo che la politica è il peggior forse ambito di interesse dell'uomo, lo sapete benissimo. Allora io dico, dobbiamo essere scaltri, saggi, onesti, diffidare di qualsiasi entità, soggetto che non dica chiaramente le cose come stanno e che non presenti un percorso trasparente, serio, per riconquistare lo Stato, i diritti umani, lo Stato di diritto, e rimettere in atto la Costituzione che questi criminali stanno devastando. Ultimo consiglio: io mi sarei stancato dopo un anno e mezzo di sentire ancora discussioni su cose tecnicistiche, su statistiche, su dati. Basta! Questo vuol dire essere ancora succubi della loro narrazione. La nostra narrazione deve essere politica, Stato di diritto, Costituzione. Siamo cittadini liberi e vorremmo rimanerlo a tutti i costi. Non cediamo alla narrazione tecnicistica, perché quando ci dicono che noi non siamo esperti perché non siamo virologi, non siamo sociologi, no, è una gran cazzata questa, perché noi siamo i più titolati a parlare di tutto, perché nel momento in cui il vostro tecnicismo, la vostra scienza, che non è scienza ma è industria privata, pretende di entrare nei nostri corpi e nelle nostre vite, gli unici titolari a parlare di questa cosa siamo noi come cittadini della Repubblica Italiana. Grazie a